Signor Presidente, questo voto ha certificato su un atto dirimente per la governabilità del Paese che il Governo non ha la maggioranza in quest'Aula. Io, data l'eccezionalità di questo passaggio, voglio dire pochissime parole cercando di portare non solo tanto la voce del Partito Democratico, ma di interpretare il sentimento di tutte le opposizioni e penso di larga parte del Paese. Ed ecco qua le poche parole che voglio dire. Primo, questa giornata parlamentare è seguita da milioni di italiani che sono preoccupati. Preoccupati per il lavoro che rischiano di perdere o che non trovano, preoccupati per i loro redditi, preoccupati per i loro risparmi e preoccupati per l'immediata prospettiva del Paese. E noi tutti qua sappiamo che questa preoccupazione sull'immediata prospettiva non è infondata. Noi tutti qua sappiamo che l'Italia corre il rischio reale nei prossimi giorni di non avere accesso ai mercati finanziari. E tutti sappiamo che cosa questo significhi. Terzo, tutti sappiamo altrettanto bene che in modo conclamato, ribadito, sottolineato, riaffermato, noi abbiamo un problema di credibilità di questo governo. Non si pensa, cioè, che questo governo sia in grado di reggere la situazione e di affrontarla. Oggi, cari colleghi, noi abbiamo avuto con questo voto la certificazione che questo deficit di credibilità è fondato su dei numeri che si sono espressi. Una legge dirimente come il rendiconto ha potuto sopravvivere non per mano del governo, ma per mano di parlamentari che credono che ci voglia un altro governo. E quindi io le chiedo, signor Presidente del Consiglio, con ogni forza, che lei prenda atto finalmente della situazione, che compia un atto, che rassegni le dimissioni, che affidi al Presidente della Repubblica la ricerca di una soluzione che metta in grado il nostro grande Paese di affrontare questa emergenza. Se ancora si annida in lei un briciolo di senso di responsabilità di fronte all'Italia, rassegni le dimissioni. Qui faremo la nostra parte, per il Paese faremo la nostra parte. E sia chiaro che se lei non lo facesse, io non oso crederlo, che giunti a questo punto lei non lo faccia, se lei non lo facesse, le dico che le opposizioni considererebbero iniziative ulteriori. Valuterebbero iniziative ulteriori, perché così non possiamo andare avanti. Io richiamo, per quel che posso esprimere assieme alle opposizioni, per quel che posso esprimere del sentimento che c'è nel Paese, per quel che posso esprimere dello sguardo internazionale sull'Italia. Diamoci un colpo di reni, facciamo un gesto, muoviamoci. Non possiamo andare sull'orlo del precipizio per dei puntigli. Questo è il messaggio che voglio dare e che viene certificato e supportato da un voto che non può essere a questo punto ignorato. Grazie.